Allora. Buonasera, buonasera. Ciao Ark, ciao Witch. Come va? Come state? Inizio un pochettino prima perché vi dico due cose, poi andiamo sul gioco che a quanto ho visto c'è ancora un po'. E come al solito non so mai dove guardare, se guardare in chat, guardare l'account, guardare. Boh. Ciao. Grazie mille Ark per i 14 mesi. 14. Però non mi hai scritto niente. Grazie, comunque, grazie. Allora, aspetto che arrivi un po' più di gente per dire questa cosa. Comincio con il parlarvi proprio 2 secondi della prossima puntata di Inventa Game. Come detto, ci sarà Luke Sparrow come ospite, oltre a me ad Asylum. Non so mai cosa scrivere. Va bene. E come detto, il tema sarà Prince of Persia. Abbiamo scelto Prince of Persia perché è un gioco che conosciamo più o meno tutti e tre. So che Luke è molto appassionato, per cui ho voluto dargli anche un qualcosa che gli piace, su cui pensare. Però è molto difficile pensare a un nuovo Prince of Persia. E infatti, pur sapendolo da 2 mesi praticamente, zero idee, ma proprio zero. Se non, vabbè, qualcosa di banale, però finché finalmente, a inizio settimana mi è venuta l'epifania. E ho buttato giù tutto, proprio davvero, ho scritto il trailer, ho scritto i punti, ho scritto tutto. Ci ho messo un'oretta neanche. Proprio. Ho vomitato idee completamente. Possiamo sapere il gioco successivo a Prince of Persia per Inventa Game? Nope. Che me lo gioco come alle scommesse come prossimo gioco in uscita. Sai che veramente. Porca miseria. Però non hanno annunciato nessun Golden Axe. Proprio. Quello no, quello no. Però era la puntata zero, in effetti. In effetti, dai, facciamo Mortal Kombat. Pam, annunciano il trailer. Dai, facciamo Prince of Persia. Pam, trailer. Che cazzo. Il prossimo gioco sarà un Elder Scrolls. Ok, facciamo un Inventa Game. Bethesda. Bethesda, sentimi. Bethesda. Elder Scrolls. Comunque, Konami, Castlevania. No, che poi ci butta fuori un flipper. Sti deficienti di Konami. Lascia stare. Comunque, ho buttato giù tutto. Io sono pronto. Io sono pronto. Ho sentito Asylum, ma mi ha mandato a fanculo perché lui ancora non sa cosa fare. Luke non lo so. Io non lo so. Comunque, tendenzialmente sarà sempre tipo la seconda settimana del mese. Vediamo la data precisa quando sarà. Ve la faccio sapere il più prima possibile. Ok? Come vedete qua dietro c'è ancora un po' di casino, ma meno, perché sto cercando di fare spazio anche per Luke. A quando una nuova run di Seaman con calma. Comunque, parte questo, io ho qualcosa da dirvi. È una cosa che ho scoperto qualche mese fa e c'è stato un twist proprio questa settimana. La prendo alla lontana. Allora, Monkey Island. Ah, ecco. Io ho pensato a Monkey Island e hanno annunciato Sea of Thieves.
Comunque, no, non la cosa del 20 luglio. Monkey Island. Il primo Monkey Island è uscito nel 1990. LucasArts, punta e clicca, classico, ha fatto la storia. Ok? Talmente tanto successo che 1991, l'anno dopo, Monkey Island 2. Sempre LucasArts, successo enorme. Finisce come finisce, lo sappiamo. Il finale ha lasciato un po' tutti a pensare: ma che cazzo voleva dire? Era così, no, è cos'ha, no, è così, è cos'ha. E poi, dal 92 al 97, quando è uscito Curse of Monkey Island, sarebbe il terzo, niente. Eppure, nel 1994, in Repubblica Ceca esce un certo gioco che vuole essere un seguito barra spin-off barra parodia non ufficiale di Monkey Island. Esce nel senso che questi programmatori l'hanno programmato. L'hanno approvato, hanno trovato un distributore uscito fisico nei negozi. Ok? Solo che era nella sua lingua. Ok? Per cui è passato sotto i radar di praticamente tutti. È stato, sì, esportato in Germania, mi pare, però anche lì ha fatto pochissimo successo. Buio per 39 anni. Questa settimana ne è uscita la traduzione. E quindi noi, tra un po', vedremo The Secret of Donkey Island. Che è un gioco disponibile gratuitamente al sito donkeyisland.zip. È una traduzione in inglese fatta da questo che c'è un pochettino di storia. E queste sono le schermate. Ok? Ok? Cosa stai vedendo? Questo è Secret of Donkey Island. Si può giocare online, si può scaricare per giocare con DOSBox o si possono scaricare i file originali. Questa è un'animazione di un Guybrush che non si chiama Guybrush, che ingoia un'ancora. E noi lo vedremo più avanti. Perché la traduzione è in inglese, per cui devo vedere un po'. E per ora non vi dico di più. C'è qualcos'altro che vuole in pentola, ma per ora così è. Può darsi che qualcuno di nostra conoscenza lo farà prima di me. Possibilissimo. Vedremo come evolve la cosa. Ok? Io ve l'ho detto. Mi sono tolto questo peso. Santo cielo. E ora possiamo cominciare a giocare a Eternal Darkness. Fa un caldo che non vi dico. Allora. Hola, salve. Io giocai il 2.5 di Broken World, completamente amatoriale ma bella. Avevo le voci in tedesco. Fico. Più probabilmente il piccione. Comunque tutti e due ne sono a conoscenza. Perché queste notizie non me le posso tenere per me. Comunque. Allora, fatemi.
prendere scheda. Cazzo sei? Questo. Oh, ecco. Perdonate se mi vedrete fare delle facce strane, però è tutto il giorno che ho fastidi in faccia. Nel senso, è brutto dirlo così, però è come se avessi dei tic che mi accorgo di avere, ma non posso farne a meno. Tipo, mi prude fortissimo il naso, la palpebra mi si chiude. Non capisco, forse è stress, ho bisogno di riposo, è il caldo, è il cane che non sta zitto! Allora, cosa abbiamo fatto? Ah sì, abbiamo finito coso. Peter Jacob, il giornalista che ha affrontato il bossettone. Mister Bossettone. E quindi ora dobbiamo fare il nuovo capitolo. Siamo qui. Allora. Fatemi ripigliare i tasti. Ok, questo è un B, questo è A. Ok. Apri porta. Cosa dobbiamo fare? Non ce l'ha detto nessuno. Signorina? La chiave del piano interrato. Ah, bene. No, c'è qualcosa che non va. Allora. Ah, ci ha dato la moneta portafortuna che serve da fusibile. Ok. Allora. Innanzitutto io mi darei una curatina di sanità mentale. Che lei mi sembra abbastanza vulnerabile. E poi, giusto per non saperne leggere né scrivere, mi farei uno scudino. Scudino viola. Ok. Ora sono più tranquillo. Allora, abbiamo la chiave del piano interrato, quindi andiamo al piano interrato. Usa. Apri. Ok. Dimmi, zia. Cosa abbiamo? Cartucce. Good. Cartucce. Good. Apri centralina. Sul muro sono fissate la centralina dei fusibili e una schiera di interruttori. Tutti i fusibili sono intatti, eccetto uno. La sua assenza desta il sospetto di Alex. Finché il fusibile non sarà sostituito, non sarà possibile attivare il circuito elettrico corrispondente. Ma per fortuna, noi abbiamo la moneta fusibile. Attiva circuito. Oh, e si è acceso il bagno di sopra. Molto bene. E qui c'è una cassaforte. La vecchia cassaforte risale all'epoca in cui la sicurezza era garantita da spesse pareti di metallo piuttosto che da sofisticati meccanismi di bloccaggio. Se solo avesse uno stetoscopio per amplificare il suono degli ingranaggi in movimento, Alex potrebbe forse aprirla. Ah, interessante. Munizioni per rivoltella. Molto bene. Oh, ma guarda! Nell'espositore fissato alla parete polverosa è contenuto un fucile. Raccogli. Alex ha acquisito un fucile a pompa. Molto bene. La passione di Edward per il Bordeaux era solo una delle sue stranezze, ma non inferiore alla sua sete di sapere.
Senza dubbio, le sue avventure intellettuali beneficiarono di questa bevanda portentosa. È vino, non è che è portentoso. È vino. È vino. Il Bordeaux è un vino a caso. Vabbè. Bevanda portentosa. Comunque, andiamo a vedere di sopra. Con tutte le palline che ci girano attorno. Era questo. Oh, eccoci. Molto. Allora, prima dell'ovvio baule con sopra cose, vediamo di esaminare. Appeso al muro vi è un antico armadietto dei medicinali, il cui legno è segnato dall'uso protratto dell'umidità della stanza. Vuoi che Alex apra l'armadietto? Sì. Nascosto nell'armadietto dei medicinali vi è la pagina di un capitolo del libro del tenebre. Vuoi che Alex prenda possesso del capitolo? Sì. Un'oscura eredità. You are not free to leave this plane until you complete a task for me. You are to hunt and kill the master of this house. Do this one thing and you will be free. Else fear the wrath of Uriel. Ah. Everything is complete for your arrival, Master. Now we must wait for the planets to align, and that is not too many years from now. Another Roivus has crossed our path. This time, we will not be so merciful. Mercy has no place in this world. He will meet such a horrible death that the rest of the line will never set foot in his house again. Pray to me that they don't. Okay. Una pagina del diario di Maximilian Rojas. Ah, pensavo di poter aprire il baule. Guarda. Vediamo la pagina di diario. Questa è una pagina di diario di Maximilian. Ho cercato di amare tutti, tuttavia ora l'amore è per me causa di grandi sofferenze. Ho imparato a non temere nulla, anche se se è il nulla ciò che mi terrorizza sopra ogni altra cosa. Tutti coloro che un tempo erano al mio fianco ora cercano di pugnalarmi alle spalle. È il tizio che è finito rinchiuso. Va bene. Capitolo un'oscura eredità. Vai. Rhode Island 1952. Oh, è il nonno di Alex, quindi. My education in psychiatry did not prepare me. I would love to see how Freud's view of his mother would change with the knowledge of Terterga. How Skinner would incorporate Zelotath into his behaviorist theories. How Jung would accommodate Ulioth into his theory of the collective unconscious. Like my ancestor Maximilian, I too had an interest in my family tree. As a psychiatrist, I believe that science could provide answers into my family's sordid, bizarre past. It was with great excitement that I began my search. The mansion's history was filled with my colorful predecessors. Everything from convicted and hung witches to committed madmen, each laying their own peculiar mark on its character. I intended to find their secrets. Ah, molto bene. Esamina. Questa zona della biblioteca è riservata agli incontri con gli altri studiosi, occasionalmente ospiti di Edward. La sistemazione dei mobili, semplice ed elegante, facilita la conversazione.
Salve. La domestica chiede gentilmente a Edward se può essere di qualche aiuto. Ne. Ne. Allora. Coraggio liquido. Coraggio liquido. Una fiaschetta del vecchio Torci Budella. Il coraggio liquido. L'elisir magico rinsalda i nervi di chi deve affrontare le più dure delle avversità. Alla tua! Usandolo recupererai sanità mentale. Ah. Coraggio liquido. Briago! Vabbè. Salviamo. Ok. Come? You know who I am, Edward. Although you are doing your best not to believe it, I am or was Maximilian Roivas, your ancestor. Quello pazzo, sì. The pain and anguish I felt in that cell has empowered me to linger after my death. I must complete what I started, Edward. The darkness must be stopped, or all of humanity may end. Set the clock to the 33rd minute of the third hour. Sulla sedia appoggiata un'antica pergamena. Sorgente magica? Che cazzo è sorgente magica? Ah già, non abbiamo ancora il libro, per cui non lo possiamo vedere. Sorgente magica. Salve. Ma c'è? Imponente orologio a pendolo è posizionato in modo sinistro in un angolo, come se contemplasse la stanza vuota con aria patriarcale. Il fantasma ha suggerito di regolare l'orologio, ma Edward deve prima procurarsi e sistemare le lancette. Quindi cerchiamo ste cazzo di lancette. Salve, hai mica le lancette tu? Sì, hai le lancette? Hai le lancette? Forza. Senti come piove. Uno spesso strato di polvere impedisce ad Edward di guardare fuori in giardino. Nonostante tutti gli sforzi dei domestici assunti da Edward, la residenza sembra andare in rovina. C'è un orologio, magari c'è. Un delizioso orologio appoggiato al tavolo dell'atrio. Le lancette sembrano però immobili, segnando le 3 e 33. Sì. C'è nient'altro? No. Allora proviamo. Tu, dimmi. Quando Edward si avvicina, la domestica interrompe il proprio borbottio e gli chiede se il tempo migliorerà prima del solstizio. Edward trova molto insolito il riferimento al solstizio e si interroga sul significato di quelle parole. Munizioni per rivoltella. Ok, non la rivoltella, ma le munizioni. Qui non c'è nulla. Com'è buio però.
Un imponente camino da cucina, a causa della diffusione di congegni più moderne, da tempo in disuso. Ah, salve. Salve. Il domestico nota la presenza di Edward e commenta vacuamente la situazione meteorologica. Ciao Giacomo, che riscatta Green, arriva subito il Green di Giacomo. Giacomo, ti sei perso una cosa. Giacomo, ti sei perso una cosa. Giacomo, te la faccio vedere velocissima. Velocissima, eh. Pronto? Sei pronto? Non sei pronto. Sei pronto? Questo è The Secret of Donkey Island. Questo qua. È un gioco originale della Repubblica Ceca del 1994 che è stato tradotto questa settimana in inglese. Lo vedremo. Lo vedremo. Torniamo a noi. Torniamo a noi. Cazzo, esattamente. Allora, voglio andare di qua. Edward non ha mai imparato a suonare il pianoforte, ma di tanto in tanto si diletta a strimpellarlo. Ritiene sia un'attività terapeutica e forse un giorno riuscirà a suonare con abilità. Un'antica sciabola da cavalleria appoggiata ad un espositore brilla alla luce della luna. Chiappa la sciabola. Molto bene. Salve. Impegnato nei doveri quotidiani, il domestico riferisce che il tavolo è stato preparato assecondando le richieste di Edward. Il tavolo? La cappa del caminetto è decorata in modo bizzarro, con simboli arcani esposti in modo circolare. Lo stile sembra differente da quello del resto della residenza e forse ricopre un significato speciale. Però anche qui niente lancette. Scusi, scusi, in mezzo alle palle, scusi. Dobbiamo andare giù? La porta è chiusa, come è chiusa? Intanto mi ha di nuovo cambiato i tasti. E no, non è la sanità mentale perché sono pieno. Credo sia un qualcosa del fatto che sto giocando su Wii e premo qualcosa, qualche combinazione di tasti che me li cambia. Non capisco cosa. Porca puttana, palle. Ah, non c'è il busto vigliacco qua. Mura adornata da dipinti cupi e melanconici, una strana scelta per una camera da letto. In ognuno di essi ribolle una forza virulenta che può solamente essere stata concepita da una mente malata. Sono d'accordo. Cartucce. Mente malata. Munizioni per rivoltella. Il muro ha incassato un ampio camino di fronte al letto. Se fosse stato acceso, sarebbe senza dubbio reso più accogliente la stanza. Domestico di merda.
La stanza da bagno principale è sorprendentemente spartana e poco moderna. Il suo arredamento è adatto a soddisfare i gusti più semplici di chi non presta attenzione a certi dettagli. Ciao Luke, qui succede un 48, c'hai ragione. Luke, sono stati stranamente sconvolti dal vedere la pagina di Donkey Island. Non capisco perché. Guardato dopo alcune cartucce molto bene. Oh, cosa vedono le mie pupille? Edward è rassicurato dalla vista della vetrinetta delle armi, un oggetto da un antiquariato assai pregiato. Non potrebbe certo sfondare i vetri per prendere le armi, ma non si ricorda dove ha posato le chiavi. Perché essere sconvolte? Non lo so. Davvero. Scusi, ho sbagliato tasto. Munizioni per il fucile da elefanti, sì, però non ho il fucile. Scusi. No, non dovevo aprire le palle. Vabbè. Un letto spartano di gusto vagamente coloniale offre conforto a chi è affaticato. Reperto di un'epoca ormai passata, per preservare il suo valore da lungo tempo giace inutilizzato. Più che altro lo rassicura vedere il fucile nella vetrinetta, immagino parla. Il domestico si informa cortesemente sullo stato di salute di Edward. Gli chiede come sta! Il dipinto ritrae un uomo dal fare napoleonico, ma le proporzioni intenzionalmente distorte lo rendono oltremodo sinistro. Per me è comico, però vabbè. Che paura, signora! Rondolando durante lo svolgimento dei propri compiti, la domestica si lamenta dell'impossibilità di pulire a fondo la residenza. Ma sti cazzi, signora! Mi ha fatto paura! Avete sentito anche voi? Quindi non c'è nulla. Sì, lo so bene che c'è una stanza là dietro, però non lo sappiamo. L'imponente vetrata alla fine del corridoio sembra fuori luogo e conferma l'idea di Edward secondo la quale l'arredamento della residente sia stato scelto da una mente alquanto eccentrica. Sì, ma quindi ma cazzo sono le lancette? Sbaglierò tasto ancora e ancora. Scusi, lei ha mica visto delle lancette? Il domestico nota la presenza di Edward e commenta vacuamente. Il mio cazzo commenta. Edward è troppo curioso per rinunciare alla scoperta del mistero e torna quindi ad indagare la storia della residenza di suo interno. Sì. Non volevo uscire per davvero. Chiedo scusa. Questi libri contengono la storia della famiglia Roivas, gli alberi genealogici, le date di nascita e di morte, i documenti ufficiali e gli scritti privati. La storia della famiglia Roivas è molto travagliata. I migranti dell'età dell'area mediterranea si sistemarono in Nord America. Sospettati di stregoneria, i Roivas furono condannati durante la caccia alle streghe.
e costretti a vivere in clandestinità finché il buio periodo oscurantista non ebbe termine. Nella stanza dove è cominciato c'era qualcosa sul caminetto. Ah, ah sì? Vado. Qui quindi. No. Portando la lettura preferita di Edward è posizionata davanti al fuoco. Senza dubbio si prospettano lunghe notti gelide. In biblioteca. Ah. Un registro della storia familiare dei Roiva si è appoggiato sul camino, come se fosse stato utilizzato di recente. Edward ha trovato un registro familiare. Grazie, Witch. E quindi, registro familiare. Esamina. Un libro ammuffito, relegato in pelle ormai rinsecchita. Il libro ripercorre il remoto passato della storia della famiglia Roivas, prima che i coloni giungessero in Nord America. Sembra che un oggetto sia stato inserito tra le pagine del libro. Vuoi che Edward lo estragga? Sì. Lancetta dei minuti. Olla. Ok, quindi ci manca solo lanciata delle ore. Grazie, Luigi. Cominciamo a metterla. Cominciamo a mettere. Posso già posizionare magari? Edward deve procurarsi e sistemare anche l'altro. Ok, no. Allora, dato che ho fatto tutto ciò, io salverei. Mezz'ora. Vabbè. Ora ce ne manca solo uno. Al naso è nell'altro libro, sì. Dove sarà l'altro libro? Riguardiamo tutte le stanze. No. C'è un libro qui, no? Salve. Qui non sembrano esserci libri. Non c'è un cazzo di niente. Là sotto dice che la porta è chiusa. Dei libri, ma non sono quelli che vogliamo. Questo è un libro. No. Lettura da bagno? No. No.
c'è il fucino. Ecco, questo è un libro. Perché non l'ho visto prima? Sulla panca è poggiato un registro dei dati familiari. Registro familiare. Un libro a Monfito, relegato in pelle ormai rinsecchite. Il libro ripercorre la recente storia della famiglia Roivas, risalendo nel tempo di circa 150 anni. Sembra che un oggetto sia stato inserito tra le pagine del libro. Vuoi che Edward lo estragga? Lancetta delle ore, molto bene. Gato. Ok. E mi piace comunque che il gioco abbia 3-4 mappe e poi le cambi facendocele riutilizzare nel tempo, cambiandole leggermente, magari bloccando un accesso, aprendone un altro. È molto interessante come gestione delle cose. Ok, regoliamo l'ora. 3:30. Oh, ma guarda, c'è un librino. Non avresti mai detto che c'è questo libro qua? Take them and use them. They are humanity's only hope. Destroy the guardians, Edward, and avenge my wasted death. Quanto teatrale devi essere, Maximilian? Oh, oh. Cartucce. Allora, qua c'è anche una rivoltella. Detto raccogli. Poi. Munizioni per la rivoltella. Cartucce. Qua non c'è un cazzo di niente. Munizioni per fucile elefanti. Salviamo. Ok. Vai. Fra documenti e volumi antichi, un libro relegato in pelle cattura l'attenzione di Edward. Vuoi che Edward raccolga il libro? Acquisito il libro delle tenebre. Scoperto l'incantesimo sorgente magica. Aha. Cosa fa? Sorgente magica. Antica pergamente ricco di simboli. Questo incantesimo assorbe l'energia magica dell'ambiente e la fa fluire nell'incantatore. Lo sconfinato potere degli antichi sarà disponibile per tutta la durata della magica. Allo svanire degli effetti, la potenza spirituale sarà annullata fino a quando non rifluirà lentamente nell'essere. Quindi una sorta di rigenerazione continua che succhia continuamente il potere magico. Ok. Boh, strano. Vabbè, papà, abbiamo detto Tyr e Redgormor. Ok. E quindi
danno. Ok. Ok. E ce le siamo fatte di tutti i cosi, insomma. Capito? Sì, bravo. Risalviamo. Perché mi sa che adesso ci fanno Erculo. Scudo. No. Vediamo se c'è qualcosa che... Mi girano le lucciole. Ok. Sta bene, sì. No, non sta bene. Decisamente non sta. Mi lasci stare. Guarda che le faccio male. Guarda che. No. Allora, signora? Signora? Ah! Ok. Il frammento di una chiave spezzata giace a terra tra i cocci del vaso. Raccogli la parte inferiore della chiave del piano interrato. Bene. Quindi la chiave non vuole stare intera. A quanto pare. È la stanza sopra. Andiamo alla stanza sopra. Ti salvo io. Qual è? Era questa qua. Spero. Eccolo. Yeah, yeah. Stronzo. C'ho lo scudo, Pier. No, tu no, scusami. È scappato, è scappato. Se ricarica l'obelisco. Il domestico, scosso dal pericolo scampato, ringrazia Edward e gli fa notare che se la creatura non dovesse essere stata sconfitta, sarebbe opportuno munirsi di armi potenti. Le stesse parole gli ricordano qualcosa e dopo aver infilato la mano in tasca, porge una chiave! Bastardo! Tu ce l'avevi! Stronzo di merda! Vado a prenderla. Salvicchio. Non posso salvicchiare, cazzi.
Io posso salvicchiare? Non posso salvicchiare. Cliccate. La vetrinetta delle armi ora è aperta. Fucile per elefanti, molto bene. Modalità. Con questa opzione è possibile modificare la modalità di fuoco dell'arma. Ah, posso fargli sparare una o due cartucce insieme. Ok. Ora posso salvare? No. Vabbè, signora. Tornato qua. Aha. Era lui, mi è passato di fianco. Ecco perché mi sono spostato. Pezzo di stronzo. Ma guarda te. Ma guarda te. Ma guarda te. Guarda te. Ammannaggia te. E vaffanculo. No, lasciami. No, non lui. Ma non lui! Cosa cazzo stai mirando, imbecille? Oh. Hai visto? Ti ho salvato, hai visto? Riconoscente ad Edward per aver avuto salva la vita, gli offre un segno della propria gratitudine. Munizioni, grazie. Hai visto? Ti ho salvato! Ti ho dato 4-5 colpi incredibili, però ti ho salvato, dai. Allora, mi ciuccia pure... Il bastardo mi ciuccia anche il mana. Pensa a te. Ok, allora farei una cura. Faccio una cura piccola. Ok, giusto per stare in piedi. E poi farei uno scudo. Che si è rivelato molto utile poco fa. Ma non aggiorniamo perché gira con delle munizioni in tasca? È una buona domanda, Giacomo. Tu hai una risposta? Che io no. Ce l'abbiamo ora il mana adatto? Sì. Ora temeno. Ah! Dai, almeno è vicino. Arrivo. Arrivo.
Oh, l'ho ucciso. Pezzo di merda, l'hai ucciso. Adesso lo do. Guarda come scappa. Nel suo disperato tentativo di sfuggire ad Edward, la creatura vampiresca ha lasciato cadere a terra la parte superiore di una chiave. Olla! Quindi adesso la posso mettere insieme. E questo, è ancora qui che si ciuccia, va bene. Quello stronzo che mi stava attaccando non c'è più? Ok. Mi è rimasto un pallino di scudo. Posso salvare adesso, per piacere? Per piacere! Cazzo! Allora... Incanta strumento, lancia di... Che cazzo ne so? Sempre verde. Ah no, devo prima metterli insieme, giusto. Combina. Chiave rotta del piano interrato. Ora, canta strumento, lancia di verde, questo qua. Strumento riparato, molto bene. Ora. Ciao JD, da vulcano? Sei dentro il vulcano? Fa caldo. Scudo. Sbagliato. Speriamo vada bene lo stesso. Del colore proprio opposto, cazzo. Speriamo vada bene lo stesso. E corro perché correndo o camminando si ripristina più in fretta il mana. Perché volevo anche incantare l'arma. Canta strumento da 5 verde. Ok. E a sto punto farai anche un regen. Così, tanto per non saperne leggere né scrivere. No, però se faccio regen mi continua a succhiare il mana. E io preferisco che un po' si ricarichi nel caso ne abbia bisogno. No, ok. Faccio una cura. Faccio una cura da 3 rossa. Purga. Speriamo che basti. Io sempre non posso salvare, vero? No. Ok, andiamo. La porta è chiusa. Cioè, hai ragione. L'ho aggiustata la chiave, ma mica l'ho usata. Open the porta. Ti vengo a prendere, ti vengo. Stronzo. Dove sei? Quante munizioni? Giusto. Non è che... Ah, vedi? Lasciami, stronzo. Aia.
stronzo due volte. Che male. Facciami. Ma l'ho infilzato, ma non era vero. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. No, lasciami, lasciami. Me ne vado, me ne sto andando, lasciami stare, via. Guarda come corro. Sto correndo via. Madonna! Allora. Di nuovo cuore scudo. Almeno l'obelisco gliel'ho distrutto. Cura da 5. Madonna, c'ha niente di vita e non si cura. Piccola vacanza presso l'isola di Vulcano. Oh, bene, sono passato per un saluto veloce. Grazie. Buona vacanza allora. Spero che ti rilassi, ti diverti, fai quello che non devi fare. Ho caricato abbastanza per uno scudo. Scudo. Nope. E adesso? Ed è finito l'incantamento all'arma. Porca pupazza. Mi faccio un'altra curettina di vita. Dai, non c'ho nemmeno la cosa per una cura minima. Intanto riempio un borraccino d'acqua. Non sarà freschissimo, ma almeno è. Adesso vediamo di incantare di nuovo l'arma e poi possiamo tornare giù a cercare di picchiare quel tizio. Canto da 3, ma non può. Dai, molte meno, molte meno. Vedi? Chi è colpo di grasso? Stronzo! Oh, è stato duro però, eh. Se non scappavo morivo. Vediamo un po' cosa c'è qua. Cartucchie. Munizioni per rivoltella. Pistola pallettoni a doppia canna. Va bene, l'accetto. Cosa abbiamo? Munizioni fucile elefanti. È vero. Me ne ero dimenticato di averlo. Dai. Una pergamena. Evoca Ferabominus. Vabbè, quello che sapevamo già. Solo che ce l'ha confermato.
Ora posso salvare per piacere. Cartucchie. Cartucce. Munizione fucile da elefanti. Rivoltella. E cartucce. Il fatto che mi abbia dato così tante munizioni è bene, ma è anche male. Oh, finalmente posso salvare. Cazzo. È stato quasi mezz'ora. Vai. Dentro il pozzo una scala conduce nella profondità delle tenebre. Vuoi che Edward si avventuri nelle tenebre? No. Che qui c'è una porta. No, non c'è la porta qui. Ero convinto di aver visto una porta. Vabbè, niente allora. Andiamo. Andiamo nelle tenebre. Olla. Cosa stai guardando? Olla, va che bel paesaggino. Maximilian diceva il vero. La città è prodigiosa, riluce nell'oscurità come il più prezioso dei gioielli. Ma quando il pensiero volge agli abitanti della città, i guardiani di Ulioat, scusate, Edward è colto da profondi tremori. 9 imponenti torri sovrastano il panorama circostante, come se fungessero da catalizzatori per convogliare le intenzioni di energia in un punto della città stessa. Non dovremmo mica sconfiggere 9 guardiani. No, vero? Sono un po' preoccupato. Già sento cose. E non va bene. Salve! Aspetti che faccio una barriera, eh. Aspetti. Allora. Barriera. Barriera. Facciamo da 3. Dovrebbe bastare, dai. Sono da 3, barriera. Barriera, suca. Innanzitutto suca, eh? Allora. Ma mi hanno mandato via lo scudo? Mi hanno mandato via lo scudo così. Non ho il tempo per farlo. Aia. Aia. Sì, ma lasciami il tempo. Lasciami il tempo. Me ne vado. Ciao. Ciao. Sto correndo via, guarda. Non c'è problema. Vai via. Santo cielo. Allora. cura. Cura massima. Che sono nella merda. Ok. E ok. Poi
camminiamo un po' così ci rifacciamo un po' di mana. No, scusa, magic. Facciamo un altro scudo. Da 5. Proviamo ad affrontarlo così. Sei qua? Ma io ti meno, guarda, guarda come ti meno. Cazzo, bastavano due colpi. Vabbè. Meglio così, meglio così. Posso salvare? Posso? Me lo fai fare? Dopo? Sì, grazie. Ok. Ah! 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 Non è che ho salvato. Giusto per... Io creerei... Se posso... Cosa stai facendo ancora tu? Allora, se facessi una... barriera? Lo stesso anche se ero nella barriera. Pezzo di stronzo. E questo è un altro. E ok. Quello lì è anche lui dentro una barriera. È dentro una barriera blu. Perché io se facessi un Diespel verde dovrei riuscire a buttarlo giù. Corretto? Allora, proviamoci. Dissolvi magica. Da 5 verde. Se sei da questa distanza funziona. Non ha funzionato. Sì, ha funzionato. Ok. Allora io userei... Sai com'è? Beccati questo. Ma io, sei così gentile, sei così veloce, cazzo. Scemo. Prima che ti rifaccia la barriera. Vieni qua, vieni qua. Aio! Minchia che botta! Non me l'aspettavo. L'oscurità ha prevalso su Edward. Grazie al cazzo. Mamma. Ok che non ero pieno pieno, però shottarmi così, insomma. Va bene. Male che ho salvato appena in stanza.
Ok. Devo stare attento a quell'attacco lì. Eh sì. Sì. Allora, la strategia di prima mi è sembrata abbastanza... Ma cazzo, mi ha tolto subito lo scudo. Pezzo di stronzo. Ah. Perché lo stronzo usa i suoi amichetti come catalizzatori per quel danno, per cui... Subito un diespel. No, no. Prima ucciderei questo coso qua. Ora. Ora. Non lo stavo attaccando perché sbagliavo il tasto. Ecco perché non funzionava. Osti. La barriera, la barriera. Barriera, 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 barriera. Ho sbagliato barriera. Mi protegge lo stesso. Ah, meno male. Quindi se io fa diespel da 5 verde. Becca di questo. Aha. No, no. Che ha detto la Paragon. Il mio cazzo è entro dal Paragon. Sei pezzo di merda. Qua. No, no, Tier, su, su, casuca. Qua. Non sono stanco. Oh, ripigliate. Questo è un attacco, questo è un attacco, questo è un attacco. Non vedo che è un attacco. Ah, grazie al cielo, barriera. No. Questo sarà più potente. No, il fucile degli elefanti è decisamente più potente. Beccati questo. Mi metto qua, lo ricarico. Sono caro. Appena ti... Come sei? No. Metto qua, ok. Sei. Cazzo. No. Mi ha preso. Porca puttana, non l'ho fatto in tempo. Però stava andando bene, dai. Mannaggia, mannaggia sì, mannaggia. Che cavolo, mannaggia. Io voglio tornare ai tasti giusti, però, porca puttana, non è possibile che...
No. Zucca. Allora. Barriera. Ora, prima di fare altro, io farei a sto punto. No, no. Prima questo lo schiaccio. Poi. Eh no, sono abbastanza pieno. E allora di Espel. Diretto qua? Ma che simpatico! Ah sì? Pezzo di merda, è andato giù. Finalmente. Finalmente. Tutto cielo. Allora. Ricarichiamo l'arma. No, c'è ragione. Equipaggio. Combina. Anche questa. E rimettiamoci in mano questa. Non mi ispira sta porta. Quindi uno scudo. E un salvino. Sì, posso. Molto bene. Non sento rumori strani. Ok. Questi piedistalli sembrano quelli che Pius trova nella città proibita, dove scoprì le essenze degli antichi. Edward si interroga sulla loro funzione. Uno Stargate? Giacomo, uno Stargate questo! Sembra che la formazione di stelle costituisca un vasto circolo di energia.
Il raggio di energia che promana da ogni stele proviene da una torre sulla quale è possibile attivare una runa. Quando tutte le rune attive formeranno un incantesimo, tutti i raggi di luce si illumineranno. Che sia questa la debolezza dei guardiani della città? Se fosse possibile dissolvere in qualche modo la magica presente qui. Dissolvi magica. Netlek e Red Gormor. Immagini di dover mettere le rune qua. Dalle stelle promana un pulsante campo di energia. Vuoi che Edward tocchi il campo di energia? Sì? Dove mi porti? Queste spire sembrano convogliare energia magica da una fonte vicina. Forse, se sulla spira viene attivata una runa, l'incantesimo magico potrebbe esserlo influenzato. Forse le spire stesse non sono altro che un formidabile circolo di energia. Mi fa tornare indietro, ok, quindi devo mettere tutte le rune giù. Signori? Ma a me? Perché a me tutte e due? Teste di cazzo, ma combattete tra di voi. Ah, ecco. Essere più forte del rosso e infatti l'ha ucciso subito e quindi lui ha attaccato lui. Aia. Che male! Quindi io magari gli sparo. Imbecille, uso anche l'altra arma. Sì, ma spara a lui, non spara a caso, testa di cazzo. No. Qui è lui che è un imbecille. 8 tostina sta parte, eh. O sono io che può essere. Tutto può essere. Però mi sembra veramente lento come personaggio questo. Ma cazzo, pensare che... Ora, ok, me lo sono spoilerato quanto manca alla fine. Però questo non è l'ultimo capitolo. Nel senso, tu dici fa sta cosa e poi c'è il finale. No, il cazzo! C'è un altro capitolo e poi un altro ancora. È terribile. È lunghissima sta cosa. Allora.
Sai cosa? Mi incanto l'arma. Eh? E vado diretto sul blu. Pezzo di culo. Bravi. Litigate tra di voi, non rompetemi i coglioni a me. Oh, vi state menando? Sì. Ok, questo è andato. No. Ok. Scudo. Scudo. Le vicinanze presentano una leva. Vuoi che allora sì. Si è aperta una barriera. Okay. Che è questa qua? No. Quella dalla parte opposta? Sì. Ok. Ah! Sono qui. Ok. Ok, quindi sarà così, attivo runa, stanza con nemici, si torna indietro, attivo runa, stanza con nemici, si torna indietro, va bene. Attivo runa. Allora, era dissolvi Netlek e Red Gormor. C'è Netlek? No, ok, Red Gormor. Salvo. Vai. Che cazzo ci mettono di fronte? Cazzo, m'ha visto! Menalo, 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 menalo. Menalo di più, menalo ancora, menalo sempre, mena, mena cazzo, bravo. Sento il rumore di figli puttana che teletrasportano. Dove siete? Che schifo. Non posso andare.
Ah, eccoli là. Nelle strade dei dannati il sangue scorre sgorgando dai canali di pietra, forse per assicurare il nutrimento alle creature parassite o per alimentare gli oscuri poteri della magica di... Allora, questi faccio fuori con la rivoltella. Ok, si è aperto il passaggio. Dov'è il passaggio? Di qua? Sembra di sì. Quindi prendiamo in mano la sciabola. Ah, sono... Va bene. Dite che posso tirare la leva prima di aver sconfitto i nemici a sto punto? Nel senso proprio skipparli? Vediamo, se la prossima stanza me ne dà l'occasione ci provo. Ok, mi è ancora più potente del massimo circolo che posso fare. Voglio un minchietto. Questo sarà un altro parlo. Salvataggio. Vediamo se posso semplicemente scappare. Non sento suoni. Non ci sono nemici. Strano. Ah, me ne vado. Sì, sì, voi fate il cazzo che volete, io me ne vado. Oh là. Oh, ah, dai. Sì, quindi posso skipparli i nemici. Molto bene. Meglio. Figa la città dietro. Un altro Pargon. Salvo. Non si può mai sapere. Roba.
visione. È uscita dal buco viola. Oh. Mi ha usato una delle... No, ne ho ancora 7. Boh. Strano. Vabbè. Con questa siamo a metà. Cazzo, lunga sta parte, eh. Un bel po' lunga. Qui c'è un minchietto. Quella lì dietro non la leva? No, è una terza. Altro di questi no. Se lo leva. Guarda, mi piacerebbe tanto stare per un caffè, ma come avessi accettato, me ne vado. Down, yeah? Il problema è che ho visto altre due barriere lì, mi sa che ci devo tornare in quella stanza altre due volte almeno. E quindi scudo. Vabbè, dovrebbe andare bene lo stesso. Dovrebbe. Altri minchietti? No. Salvataggio nel caso abbia sbagliato qualche runa. Minchietti tanti, non l'ho selezionato. Il controller è tornato normale. Ok, adesso che mi ero abituato a... Allora, innanzitutto andiamo a tirare sta cazzo lì.
cazzo sono? Eccolo qua. Salve! Si ricorda di me? Ciao me. Ok, questa è andata. Occhio, se vuoi smettere di fare l'occhiolino a caso, grazie. I cosini quando muoiono, splorch. Così diretti, sì. Che bel sole che c'è. Porgon. Salvataggio. No, sento gente che evoca. Non evocate. Cosa cazzo fate? Dov'è? Eccolo qua. Aperto, l'ho aperto. Sembra che l'abbia annullato in qualche modo. È morto proprio. Salve. Ah, è proprio davanti all'ingresso il figlio di puttana. Ti schivo, non è un problema. Ciao. Ciao. E ciao anche a voi. Ciao, ciao. Ehi, quanta bella gente. Ciao. Ok. Non ho più lo scudo. Mettiamoci lo scudo. Sono allibito che ormai sono troppo più abituato a quando i pulsanti sono sbagliati piuttosto che quando sono giusti, e sbaglio i tasti quando sbaglio i tasti e sbaglio i tasti quando sono giusti pure. Bravo, bravo. Ne dovrebbero mancare un paio, giusto? Uno e due, sì. Dai. Giusto? Netherlack. Devi controllare nel caso la cambio subito. Elenco incantesimi. Dissolvi magica. Sì, sì, era lui. Netherlack e Redgrove. Sì, a posto. Salvuccio. Mi ha preso, figlio di pupazzo.
Cosa? C'è un coso enorme sul verde. Ok, non vado sul verde. Credo che andrò... Porca pazza. Io, diretto, dai. Sì, sì, salve, salve. Arrivederci, addio. Ma sei proprio davanti al cazzo? Sei davanti al cazzo? E allora? Dissolvi magica. Dai, fuori dal cazzo. Qui ci sono le scale, sarà qua la leva. Scemo di merda. Si sono cambiati di nuovo i comandi. Non ce la faccio più. Sei proprio davanti al cazzo, sì? In mezzo alle palle, davanti al cazzo. Non è vero. È giusto. Niente, c'ho di nuovo i comandi invertiti. Dai che è l'ultima. Forza bello, dai categoria. Minchietti? Minchietti? Non ci sono minchietti? No, beh. Ok, quindi adesso posso scappare. Sì. Ma l'opera di Hayward ha scatenato la concentrazione di un'incredibile quantità di energia che si sta accumulando nella città e non può essere contenuta molto. Hayward deve fuggire. Fuggiangio? Non è un problema. Io fuggingio. Fuggio. Fuggeggio. Quindi era giusto il incantesimo che ho provato a fare. Sì, vabbè. Oh. Ma dov'è la leva? Non dirmi che è qua dietro la leva. È qua dietro la leva! Cazzo, cazzo! Scappo. Aia. Scusa. Scappo. Ciao, ti passo di fianco, ma non facci caso, eh. Vado via, 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 vado via. Non mi lasciano in pace. Solo perché sto cercando di distruggerli tutti. Fuggisco. E un altro di questi. Quanti? No, 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 no. Ciao, ciao. Qui mi lasciate in pace, vero?
Ce ne sono qui, vero? Ricarico. È tornato normale il controller. Io non capisco, davvero, non capisco più un cazzo. Vado via, guarda. Vado via sprezzante. Oh no, 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 no. Cosa? Cosa? Stai calmo! Sembra che abbia funzionato. Ok. Credo di aver sterminato tutti 48 anni dopo. Molto bene. Sono venuti a prendere... Ah, figa, uno di questi hanno mandato. Ed ecco come sono morto. Ok. Master, I am saddened to report the destruction of the Guardian colony at the ruin of Engar. I am not without eyes, servant. I knew of their loss as it happened. It is not a concern of mine. The Guardians were merely tools to forward the greater cause. Think of them as casualties of war. But the balance of power has shifted with their loss. Nonsense! Balance? There has never been balance. If anything, we shall remove all balance. Our plan continues as predicted. I have seen the future, Pius, and it portends a great battle between myself and the great being of matter. Chaturga will fall to my superiority. The power of Chaturga is useless against me. Of course, as it was meant to be. The gates will be readied, just the same. We shall overcome. Be patient, my servant. In effetti i tre antichi sono in equilibrio tra loro. Finora non hanno fatto niente perché c'era il rosso che minacciava il verde che minacciava il blu e il blu che minacciava il rosso. Però se l'equilibrio si sposta... Minchia che... Che carenza di sanità mentale. Ok, molto meglio. Dunque, ci diceva il nostro caro Noun, appunto nascosto di Edward. Un breve appunto scritto su una pagina del Libro delle Tenebre. Cara Alex, ti ho lasciato un piccolo presente che potrà aiutarti quando tutto andrà storto. Si tratta del mio vino preferito. Ce ne sono molte botti in cantina. Prendi tutto quello che ti serve, poiché immagino che io non ne avrò bisogno. Nonno. 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 Vaffanculo. Ok. Allora, torniamo a salvare qui. Era un gioco di ponte, Giacomo. Non capisco se sono io, Giacomo, che sono un incapace, quindi la sto tirando per le lunghe, oppure è proprio il gioco che è lungo, però non mi dispiace.
Cioè sì, preferirei anch'io che andasse al dunque più in fretta, però il fatto che sia così suddiviso in storie diverse ci sta, secondo me. Un oggetto infilato tra i botti di Bordeaux. Vuoi che Alex lo estragga? È una piccozza. Nonno, che cazzo volevi dirmi? La piccola. Ah, sì. La stanza murata sopra. Giusto. Prima salvo. Che mi puzza tantissimo sta cosa. E poi usiamo la cosa. Ma capisco perché è stato rinchiuso. Cazzo. Oh, santo cielo, era la testa piegata in giù. Scusate, guardate, fate uno screenshot. Non sembra che abbia gli occhi a palla e la bocca. E il viso gonfio. Scusate, sono malato. Va bene, Ah, è protetto da un. Da un circolo verde. Strano. Ok. E quindi devo fare un dissolvi magic rosso. Strano. Un antico stetoscopio, forse caduto per sbaglio in un comune di ceneri, luccica al centro della stanza. Vuoi che sono recuperato? Un pezzo di carta salvatosi dall'incendio giace tra le ceneri. Vuoi che Alex raccolga il pezzo di carta? Pagina del diario di Maximilian Roivas. Nel cumulo di ceneri è possibile riconoscere gli scheletri di tre persone. Ora la lugubre storia di Maximilian è svelata. Si trattava delle allucinazioni di un malato di mente o i legittimi sospetti di chi riusciva a vedere oltre il velo della realtà? Inoltre, perché sono presenti quattro letti ma solo tre teschi? Cosa è accaduto al quarto? Era quello che stavo pensando. Si vede che uccide quattro persone. Vuol dire che una era effettivamente. Solo che ne ha uccise tre innocenti. Non va benissimo. Pagina conclusiva del diario di Maximilian Roivas recita: dopo lunghe riflessioni, l'ombra del mio sospetto si è allungata sulla servitù. Ho iniziato a temerli, ho iniziato a controllarmi.
Alcuni giorni or sono ho veduto uno di loro distendere i muscoli del collo. Posso giurare che la direzione della rotazione del capo era assai singolare e il rilievo dei muscoli interessati si gonfiava più di quanto dovrebbe, come se l'osso sporgesse innaturalmente. Mi scostai in preda al panico perché in quel momento mi fu chiaro che i corpi di quegli uomini e di quelle donne ospitavano creature maledette. Dovetti reagire, per Dio. La mia mano fu lesta e misericordiosa, le ripugnanti creature ricacciate nel loro inferno. Paranoia. Dicesi paranoia. Quindi possiamo andare nel seminterrato a stetoscopiare No. No. Stetoscopiami questo. Cazzo. Ok, siamo effettivamente in pericolo. Va bene. Lo accetto. Ah. Salve. Lenta a fare la finisher, però va bene. Ma io ne sento un altro. Dove cazzo sei? Finito? No, ce n'è ancora un altro. Dove sei? Eccolo qua, incastrato nel sottoscarpe. Bravo. Ok. Ah, vedi che c'era una porta? Ah, magari l'ho vista qui e pensavo di averla vista là. Non abbiamo visto cosa c'è dietro sta porta. Sul soffitto è appesa una struttura in ottone che ospita il globo al piano superiore. Sembra che il sistema sia stato modificato e ora funzioni come meccanismo di bloccaggio. Ho capito un cazzo, non ho capito. Ah, credo che sia il proseguo del meccanismo della biblioteca, dell'osservatorio sopra. Vedremo che cosa serve. Dentro c'è un mostro. Eh? Eh? Vero che c'è un mostro dentro? Cazzo di stetoscopio. Un antico vuoi che Alex cerchi di... No, aspetta, c'è qualcosa che ha detto. Ora che Alex è in possesso dello stetoscopio, può sentire i rumori generati dal movimento degli ingranaggi. Per aprire la cassaforte, la manopola deve essere ruotata verso destra fino a che non si sente il rumore dello scatto dell'attacco di cambio. A quel punto si ripete la procedura verso sinistra. E infine una seconda volta a destra. Ok, Alex, cerchi di aprire la cassaforte. Proviamoci. Allora, a destra. Cazzo, mi sa che sono andato troppo in là. Comunque era 60.
Non so che sono andato davvero troppo. Andata. Ah, non c'è un mostro, ma insomma. La cassaforte si apre con un cigolio. I suoi ripiani contengono numerosi oggetti di grande valore nascosti da Edward. Vuoi che Alex raccolga gli oggetti? L'essenza di Xeltotat. Ok. Una manovella. Ok. La lettera di Edward, suo nonno. E capitolo intitolato Polvere alla polvere. Storm approaches, Augustus. A storm of metal and fire. And a torrent of souls along with it. Young and vibrant. Yes, I have seen it coming. A worthy sacrifice, I am sure. And one that will allow the greater guardian that resides below to finish its channeling. Sei un po' troppo veloce a evocare, tu sai. The gate shall be ready to be opened, and your freedom shall be at hand. Ok. Lettera di Edward. Dear Alexandra, if you are reading this, Alex, then I am surely dead. Knowing that the police will contact my only living relative, I made sure to leave this message for you. As I write this letter, Pius Augustus is waiting for his chance to strike me down for what I have done to the Guardian City. I believe I have slowed Augustus's plans, but not stopped them completely. He will still try to bring his ancient into this world. You must continue what our ancestor Max has started. You must gather the artifacts and call forth an ancient to combat what Augustus brings into this world. Of the artifacts, there are four. But one of these is in the clutches of Pius himself. They are the Black Heart of Mantarok, the Claw of Chaturga, the Sigil of Zelototh, the Veil of Uliauth. Your skill in the arcane science will not be as strong as Pius's, who has had 2 millennia to prepare his gate. You will need all the remaining artifacts to match his power. It all rests with you, my dear. I wish you well in this desperate act. I wish I had more guidance for you, but I am at my wit's end, and I feel I am running out of time. Your loving grandfather. Edward. Ok, ne abbiamo 2 su 3 che ci servono. Il terzo che ce l'aveva? Allora, salvo qui. Sono le 11, ci manca ancora un capitolo e la parte finale. Questo capitolo è stato lunghetto, 2 ore piene, anche di più. E dai, vediamo domani a che punto arriviamo. Vediamo. Spero che riusciamo a finirlo. 4 ore, dai. Quindi, noi ci vediamo domani verso le 2. Facciamo quest'ultimo capitolo che ci manca.
Ecco, se arriviamo a quella parte finale, vediamo se ce la riusciamo, ok? Buonanotte a tutti, a domani.